Super Bowl, difficilmente non ne avete mai sentito parlare, ma quest'anno vi capiterà sicuramente e tra poco vi spiego il perché. Il Super Bowl è la finale del campionato di football americano, della NFL. La NFL è la lega più importante del mondo e sicuramente, come vi dicevo, ne avete già sentito parlare perché tra gli show televisivi più visti, il Super Bowl è quello che occupa tutte le prime posizioni in assoluto per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Pochissimi altri grandi eventi hanno l'impatto mediatico che ha il Super Bowl. Quest'anno al Super Bowl si sfideranno i Kansas City Chiefs, sono i campioni in carica, hanno vinto due degli ultimi quattro Super Bowl e stanno per giocare la quarta finale degli ultimi cinque anni. Contro di loro ci saranno i San Francisco 49ers, una squadra storica che negli anni 90 ha costruito un impero di trofei con Joe Montana e Jerry Rice, ma che non vince il titolo dal 1995, quando trionfò con Steve Young. E quest'anno avranno l'occasione di rifarsi, perché nel 2020 proprio Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si sono sfidate nel Super Bowl e hanno vinto 31-20 i Kansas City Chiefs, che non vincevano, pensate, da 50 anni. Da allora è cominciata quella che possiamo definire una vera e propria dinastia di Kansas City, basata su Patrick Mahomes, il quarterback, e Andy Reid, il coach che aveva già raggiunto importantissimi risultati pur senza vincere il Super Bowl con i Philadelphia Eagles. Insieme a loro gioca anche Travis Kelce, di cui vi parlerò tra poco. È un altro grandissimo campione che ha riscritto tantissimi record nel suo ruolo e con Patrick Mahomes anche tanti record di football, ma di cui si è parlato per altri motivi. Il Super Bowl per la prima volta quest'anno, nella sua edizione numero 58, si giocherà a Las Vegas, una città che non ha bisogno di presentazioni. Las Vegas è la città dei divertimenti, delle luci, dello spettacolo, e cosa meglio del Super Bowl si può abbinare con Las Vegas, che negli ultimi anni è stata un po' riabilitata dagli sport americani dopo un ostracismo che l'ha vista lontana dal professionismo. Perché? Perché è legato ovviamente alle scommesse, scommesse che negli anni hanno acquisito un ruolo sempre più importante, scommesse legali chiaramente, anche per lo sport made in USA, tant'è che quest'anno si stima che il Super Bowl produrrà un numero di scommesse pari a 23 miliardi di dollari. E non sono gli unici numeri che vi darò oggi. Perché non vi darò solo questi numeri? Perché ovviamente ogni anno quando si parla di Super Bowl si parla anche di spot televisivi. Uno spot televisivo al Super Bowl quest'anno costa, come l'anno scorso, 30 secondi, 7 milioni di dollari. Il mercato ha temuto perché? Perché gli investitori pubblicitari, quando sentono Super Bowl, sanno che hanno delle garanzie che non hanno in nessun altro sport. Le storie da seguire quest'anno, beh, sicuramente l'abbiamo detto, quella di Patrick Mahomes, il quarterback dei Kansas City Chiefs, quella di Andy Reid, che la possibilità di avere un back-to-back, ovvero due titoli consecutivi, come manca dai New England Patriots degli anni 2000. Queste sono le storie che riguardano Kansas City, poi ci sono le storie che riguardano i 49ers, che possono appunto vendicare la sconfitta del 2020, che sono guidati da Brock Purdy, un quarterback giovanissimo nel suo secondo anno, scelto per ultimo al draft, una persona normale, può sembrare semplicissimo quando viene allo stadio, non ha fronzoli, è molto semplice, però un giocatore che ha grande calma, che ha dimostrato sul campo di meritare la posizione che occupa. E che quest'anno ha guadagnato meno di $1 milione a fronte dei 45 guadagnati dal suo rivale Mahomes. Con lui ci sono tantissimi talenti, sia in attacco che in difesa, pensiamo a Christian McCaffrey, e lui, Christian McCaffrey, il running che può fare un po' tutto, è un figlio d'arte, perché il padre del Super Bowl l'ha già vinto, e lui da piccolo ha già vissuto queste esperienze, seppur da mini spettatore. C'è poi Kyle Shanahan, altro figlio d'arte, l'allenatore dei 49ers, un genio del football, i cui assistenti trovano sempre nuovi posti da capi allenatore nell'NFL e il cui padre, anche lui, ha già trionfato in passato al Super Bowl. Quindi questi sono poi i temi di campo, oltre a due difese spettacolari. Non sarà probabilmente un Super Bowl con tantissimi punti, perché? Perché ci sono in campo due difese eccellenti, Steve Spagnuolo ha creato negli ultimi due anni una difesa dei Chiefs entusiasmante che ha permesso all'attacco di poter essere anche non così scintillante come lo era stato invece nelle prime stagioni in cui sono arrivato al Super Bowl. E anche in casa San Francisco la difesa è sempre stata uno dei punti di forza dei 49ers. Veniamo allora allo spettacolo dello spettacolo, l'All-Time Show. L'intervallo è lo spettacolo che la NFL allestisce all'intervallo. Ci sono state superstar del calibro di Prince, Michael Jackson, gli U2, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno toccherà Usher, il rapper, gestire lo spettacolo. Ha ottenuto di poterlo fare di 15 minuti anziché i canonici 12, ma non sarà la stella della musica più attesa. Perché? Perché sugli spalti ci sarà Taylor Swift. Taylor Swift, la superstar del momento negli Stati Uniti e nel mondo per quanto riguarda la musica, è infatti fidanzata con quel Travis Kelce che vi dicevamo prima. Quindi finirà un concerto nella notte tra sabato e domenica a Tokyo, poi prenderà il suo jet privato,
cercherà di battere il fuso orario per essere allo stadio per seguire il suo fidanzato dagli spalti. Ha generato un interesse incredibile anche nel fuori degli appassionati Taylor Swift, tant'è che pare abbia portato, hanno stimato, abbia portato 330 milioni di dollari in più di indotto all'NFL e ai Kansas City Chiefs. Perché? Perché tutti quelli che seguono la cantante hanno cominciato a conoscere un po' di più il football. Quindi vedremo anche delle inquadrature di Taylor Swift, vedremo però soprattutto del grande football. In Italia, a partire da mezzanotte e mezza, nella notte tra domenica e lunedì, il Super Bowl si potrà vedere in chiaro su Italia 1 oppure, se abbonati, su DAZN in streaming.